The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes at day. Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Allora, oggi è arrivato il pacco di MyProtein che avevo ordinato più o meno 4 giorni fa. Oh, male alle cosce per l'allenamento di ieri, quindi faccio fatica anche a sedermi. Allora, questo è il pacco, ho pensato di aprirlo con voi e poi vi spiego in questo video che idea ho per il canale. Comunque, questa è la scatolina. Ho ordinato poche cose, però ho pensato fosse carino aprirlo insieme a voi. Allora, così vediamo un po' come si presenta. Aiuto, mi metto qua. Questa MyProtein. Mamma mia. Allora, bella, tutto ben attutito. Tutto ben riparato da eventuali colpi. Allora, qua in questa carta pluriball c'è il... ho preso questo, visto che da un po' di tempo questa parte sto facendo molto spesso i pancake versione sana, ovviamente, non con la farina normale. Quindi ho pensato di prendere questo qui, che ho visto diverse recensioni, quindi mi sembra un buon prodotto. Ovviamente vedete, senza grassi, fat free. E vediamo un po'. Cioè, vedete, la tabella è molto buona. Io ve la faccio vedere così perché se sto a leggervela non finiamo più. Però, insomma, energia, però grassi zero, carboidrati 0,5, zuccheri 0,1, pochissimo, sale 0,55 praticamente, grassi zero. E almeno qualcosa con cui guarnire i miei pancake della mattina. Finora li ho fatti sempre con, tra uno strato e l'altro, ho sempre messo la marmellata senza zuccheri aggiunti della Rigoni di Asiago, che mi piace, la mia preferita, mi piace un sacco, però volevo qualcosa di diverso per cambiare un pochettino, quindi ho provato questa. Non si sente nulla, dopo magari andiamo a sentire che gusto ha. Poi ho preso le Fluff Drops. Allora, le ho prese al gusto toffee. Gusto toffee. Adesso non so se mette a fuoco. Forse ha messo a fuoco. Vedete qua nella scritta marrone, non fate caso alla mia manicure come al solito, perché a me gli smalti durano niente. Comunque, toffee flower e chocolate and peanut butter flavor, ovvero toffee, sappiamo tutti che gusto ha il toffee, dai, è troppo buono, e cioccolato e burro di arachidi. E anche queste qua hanno una tabella, cioè sono senza grassi, servono per dare un tocco di gusto ai pancake, sempre magari un goccetto, ma proprio un goccetto nell'acqua per dare un po' di sapore quando si deve bere tanta acqua, ovvero tutti i giorni, danno un po' di gusto. E poi, dolcis in fundo, ho preso, ovviamente prima che voi mi scrivete nei commenti, ah, ma il burro di arachidi non è dietetico, lo so benissimo, ma l'ho preso perché così, da guarnire qualche merenda ogni tanto. E questo qui è buonissimo perché è esclusivamente 100% burro d'arachidi, quindi non c'è nient'altro, e ce n'è un chilo ed era in super offerta, quindi l'ho voluto prendere. Voilà,
È tutto molto ben confezionato, quindi i miei complimenti alla MyProtein. Non è una collaborazione, ho pagato tutto. Io l'ho scelto cremoso, ma perché? Perché se ne voglio mettere una goccia sui pancake, visto che i pancake li faccio molto molto dietetici, tra virgolette, nel senso che ci metto farina di riso, lo stevia per zuccherare anche poco, tra l'altro, l'albume e basta. Quindi ho pensato che ogni tanto un goccino di burro d'arachidi non è niente di che, però ovviamente col contagocce. Questa era la confezione, non c'è più nulla. Vediamo cosa hanno messo qui. Hanno messo allora uno sconto per cosine per la casa in questo sito. Non ho capito che sito sia, comunque White London, guarderò. Poi mi hanno messo questo, una lametta, non lo so, non riesco a capire, però va bene, sempre uno sconto per acquistare probabilmente questa lametta, non lo so, andrò a indagare. E poi mi hanno messo quest'altro sconto per una specie di supermercato virtuale, mettiamola così, e ho il 20% di sconto, va bene, poi me li guardo. Niente, sono troppo contenta dei miei acquistini, soprattutto del burro d'arachidi. Allora, io questo video, anzi, in realtà vi metterò poi anche un post su Instagram in maniera da capire se è una cosa che vi può piacere, magari continuativa nel tempo. Volevo fare una specie di diario, una specie di video ogni tot, quindi uno a settimana magari, in cui parlo di me, magari soprattutto sul discorso sovrappeso, sul discorso come ci si sente, come non ci si sente, perché si fanno determinate cose, ovviamente tutto sulla mia esperienza personale, cioè perché faccio certe cose, perché non le faccio più, insomma, queste cose qua. Quindi dopo metterò anche un post su Instagram per capire se la cosa vi può interessare, vi può piacere, a me aiuterebbe tantissimo. Sono sincera perché ti dà molta carica e soprattutto sapete che per me parlare alla videocamera è parlare a delle amiche. Quindi l'idea di poter parlare con qualcuno di come mi sento, perché non è che tutti i giorni mi metto a parlare ai miei genitori, al mio ragazzo, della dieta, di come mi sento, di come non mi sento, certe cose sono molto, non lo so, non mi piace. Parlare di certe cose tutti i giorni, cioè sono cose diciamo un po' personali, e voi direte ok, sono personali perché ce le dici, avete ragione, però dirle a delle persone che non sono familiari o comunque persone con cui un pochino ti vergogni è diverso, cioè nel senso finché si parla a una videocamera non ci si rende tanto conto che c'è un pubblico dietro, non. Io molto spesso quando faccio i vlog non penso che dietro la videocamera ci sono 2200 e più persone che mi stanno guardando. Cioè, non, io ancora neanche ci credo di avere 2000 persone che mi seguono. Cioè, non, ancora non realizzo. E voi direte sono poche. È vero, sono poche, ma per me sono tantissime. Perché se penso come ero timida, come ero riservata. Cioè, non sono mai stata una persona che si butta in piazza e fa grandi attrazioni, ecco. Quindi per me questo è un grosso traguardo e vi ringrazierò sempre per questo. Grazie, grazie, grazie. E come vi ho scritto anche su Instagram, il giorno che, e ce ne andrà ancora un bel po' di tempo, però appena arriveremo a 3000, voglio fare qualcosa di bello per voi, qualcosa di grandioso, quindi non lo so, me la studierò, tanto c'è tempo perché siamo 2200. E la cosa bella, che a volte mi stupisce, è che tante vogliono fare il canale per avere miliardi di iscritti. Io sto bene, cioè nel senso mi piace, preferisco poche ma intime, poche che ci sono tutti i giorni, poche che commentano, poche che mi vogliono bene.
Non mi interessa avere 1 milione di iscritti e poi avere commenti brutti, haters, voci che girano assurde. Cioè, a me piace il rispetto e l'educazione. Per me, nel mio canale, questa è la prima cosa. Io i commenti brutti, grazie a Dio, non ne ho mai ricevuti sul mio canale. E dovessero arrivare, non gli darei neanche importanza. Sono la prima ad accettare le critiche costruttive, voi ormai lo sapete, chi mi conosce ormai lo sa. Ups, sono le 5:04, devo controllare il cellulare perché c'è la mia migliore amica che passerà a prendere un caffè. Quindi faccio una pausa e ci vediamo tra poco. Il piazzo lì perché carichiamo, ma che sto dicendo? Cuciniamo, cuciniamo e chiacchieriamo. Allora, io stasera perché a pranzo ho mangiato solo l'insalata perché sono arrivata tardissimo da lavoro e era più una merenda che un pranzo, quindi ho mangiato poi un po' di insalata. Quindi stasera mi faccio, non so ancora condito come, però questo qui che cuoce in 10 minuti. Me lo metto già su ed è il riso basmati integrale, troppo troppo buono, ragazzi. L'avevo già comprato una volta ed è buonissimo. Comunque, parliamo di... Allora, questo sarà il primo video di questa settimana, poi adesso vedrò se farne un altro anche venerdì, giusto? Edition special, quindi farne un altro. Però appunto ho fatto anche la diretta Instagram poco fa e mi avete appunto consigliato di fare questo video. Qualcuno dice no, ma solo 2 persone mi pare, quindi l'86% ha votato sì e quindi li facciamo. Anche perché adesso non so perché sono un po' sfocata. Vediamo se ora va meglio, forse era macchiato il vetrino. Comunque, diciamo che questa... C'è la luce che mi sfoca. Comunque, questa tipologia di video serve anche tanto a me, nel senso che mi dà sicuramente una grinta e poi possiamo parlare di un sacco di cose. A me i video chiacchiericci ci piacciono, ragazze, non riesco ad aprirlo, quindi non mi piglio una forbice. Comunque, questo per dirvi che lo farò, lo farò, lo farò. Questo è il primo, diciamo, vlog chiacchiericcio, poi se riesco ne faccio un altro venerdì. E così tutte le settimane ne farò poi uno. Adesso questa settimana va così perché questa settimana è la prima. E i capelli, tra l'altro, ditemi anche voi, ma io li vedo già più lunghi e sono molto contenta, devo dire la verità, perché ho un po' esagerato col taglio, un pochettino più lunghi mi piacciono. Un pochettino, magari come prima, no, però un pochettino. Dietro, guardate come vengono. Si girano, non so perché, non riesco a stirarli dritti. Comunque, ho un sacco di argomenti in mente per questa tipologia di video, tipo racconti su cosa succedeva durante il mio shopping e cosa succede ancora. Però sono contenta di fare questo percorso insieme a voi, di chiacchierare un po'. Ragazze, devo aprire questo pacchetto, però altrimenti non cucino più. Metto solo un attimo sull'acqua e torno. Comunque, adesso aspettiamo che si scalda bene, mettiamo un coperchietto, poi ci ficchiamo anche il sale. Comunque, vabbè, oggi vi parlo qui nello sportelletto della cucina. Dicevo appunto che ho un sacco di argomenti in mente. Per intrattenervi, per chiacchierare insieme. Oggi mi rendo conto che questo video è un po' tutto e un po' niente, perché non so neanche io di che cosa parlarvi. Però ho voglia di vloggare, anche perché sono vloggare, un vlog chiacchiericcio, anche perché sono sola, sono tranquilla, lo so, dovrei andare di là e iniziare a montarmi sto cavolo di video, un boyfriend tag in cui ci siamo divertiti un sacco e lo devo montare, però vabbè, mal che vada, tanto tra ormai 40 minuti arriva Federico a casa, quindi eventualmente quando va a dormire stasera mi metto lì e me lo monto. Però mi piacerebbe parlarvi di un sacco di cose, ma ormai ho parlato di troppe cose tutte insieme in questo video e quindi non mi parlerò alla fine di niente. Però almeno abbiamo fatto un vlog chiacchiericcio, un vlog in cui parliamo di tutto e di niente.
Niente, quindi io ora mi scaldo quest'acqua qui e ora vado anche a montare questo video, così ve lo vedete forse già di stasera, vediamo se ce la faccio, ci proviamo.